Cari amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e del sito gianlucarossi.it, come vedete alle mie spalle, io sono rimasto a Firenze dopo la bella vittoria dell'Inter contro una Fiorentina che sinceramente non era nelle condizioni di porci alcun problema e ho aspettato questo video editoriale del giorno dopo, ho aspettato il risultato di Juventus-Roma e come prevedevo la Juventus ha agevolmente superato la Roma con lo stesso risultato nostro, il più classico dei risultati, 2-0, l'ha anche scavalcata in classifica e questa insomma è l'ennesima dimostrazione che chi crede insomma che la Juventus quest'anno non abbia chance di vincere il campionato, credo che insomma dovrebbe essere molto prudente a proposito di questo discorso. Per quanto riguarda l'Inter sta preparando ovviamente proprio contro la Juventus il ritorno di semifinale di Coppa Italia, è un ritorno importantissimo, c'è in ballo la qualificazione, certamente la prestazione complessiva dei ragazzi che ho visto a Firenze mi ha rinfrancato moltissimo, anche perché togliendo la partita di Coppa Italia non si è preso gol un'altra volta e questa è la cosa più importante. Poi devo dire che qualche gol ce lo siamo mangiati anche noi. Diciamo che abbiamo adesso qualche giorno insomma per preparare questa partita e guardando che cosa fanno gli altri in campionato. Non avevo dubbi sulla Juventus e non ho ancora meno dubbi sul Milan, perché onestamente contro il fanalino di coda Crotone, oddio, poi uno spera sempre, perché come dico sempre le fortune di una squadra vanno di pari passo alle sfortune di un'altra, no? Perché se no faremmo tutti il giro in solitaria a vela del mondo non guardando gli avversari, quindi è ovvio che come il Milan ha guardato noi a Firenze sperando che perdessimo terreno e lo stesso la Juve, è chiaro che come noi abbiamo guardato a Juventus-Roma nella speranza che la Juventus potesse rallentare, è chiaro che guarderemo a Milan-Crotone con lo stesso spirito, ma onestamente non credo che ci siano possibilità perché ci siano sorprese, anzi diciamolo francamente, questo è il prossimo turno di campionato, sono due turni, non c'è nulla di male a dirlo, favorevoli ai rossoneri, poi arriveranno naturalmente anche i turni di campionato favorevoli a noi. Rianalizzando la partita di Firenze, è per questo che il video editoriale è comunque dedicato anche a un certo Milan, il nostro Milan, perché c'è un Milan secondo me che quest'anno veramente ha già vinto ed è Milan Skriniar, giocatore che io simpaticamente chiamo Ubaldo proprio per non pronunciare la parola Milan, chi mi segue da molto tempo in televisione sa che io spesso lo chiamo Ubaldo Skriniar e dico che all'anagrafe di nascita in realtà era stato registrato come Ubaldo, ma poi qualcuno, una mano galeotta, aveva cambiato il nome in Milan, ma è ovviamente una battuta. Milan Skriniar comunque è un giocatore, ho rivisto attentamente la sua prestazione a Firenze, ne parliamo poco, ma è stata una prestazione fantastica quella di Milan Skriniar, con grande sicurezza. E sapete perché voglio parlare proprio di Skriniar? Perché a parte il fatto che ha fatto comunque già due gol quest'anno, praticamente gli stessi che ha fatto Sanchez, no? Che è un attaccante che continua a dire al di là delle buone cose, che fa vedere, palla al piede, ma insomma ragazzi il Nino Maraviglia lo conosciamo. Se comunque Sanchez, che fa l'attaccante, ha fatto gli stessi gol, due di Skriniar, mi sembra evidente che questo deponga molto a favore di Skriniar e molto poco a favore di Sanchez. Però devo dire che la storia di Milan Skriniar all'Inter quest'anno è una storia particolare, perché ricorderete la scorsa estate, Skriniar, non c'è nulla di male a dirlo, era finito sul mercato, sembrava non essere in grado di apprendere i dettami della difesa 3, poi ripeto, io quando parlo con chi magari è stato campione del mondo, uno a caso, Fulvio Collovati, mi dice sempre se sei bravo sei in grado in poco tempo di abituarti a giocare a 2, a 3 e a 4. E il fatto che Skriniar sia ormai così bravo anche a 3 mi conferma che questo è un ragazzo straordinario, che deve aver masticato insomma molti bocconi amari, quando, non nascondiamoci, non c'era tanta fiducia su di lui anche da parte dello stesso Conte quest'estate, no? Io credo che, perché dico che c'è un Milan che ha già vinto, e questo Milan dell'Inter è proprio Milan Skriniar,
perché secondo me lui ha dovuto veramente ricominciare da zero, rimettersi in discussione. E Skriniar è un giocatore, secondo me, adesso molto affidabile. E questo, fidatevi, è molto importante, perché Bastoni, al di là dell'errore drammatico, se volete, in collaborazione con Handanovic, ma sicuramente soprattutto suo, fatto nell'andata della semifinale di Coppa Italia con la Juventus, si vede che ha un grandissimo futuro. Alessandro ha un grandissimo futuro. Credo che Alessandro Bastoni e ancora di più Nicolò Barella, di Barella ormai non ci sono più aggettivi, siano veramente i migliori giocatori che negli ultimi anni noi abbiamo visto all'Inter, per crescita, per maturità. Sono diventati veramente giocatori determinanti. De Vrij lo conoscevamo, De Vrij era già un grandissimo giocatore, o comunque un giocatore molto importante alla Lazio, e quindi non avevo dubbi che si sarebbe confermato all'Inter. Skriniar ha vissuto invece una storia molto complicata, perché a un certo punto l'anno scorso aveva perso il posto. Al suo posto giocava tra l'altro Godin, un altro marpione che comunque si è messo in grande discussione nel finale dello scorso campionato, a sua volta, pur essendo molto spesso abituato a giocare a 4, aveva imparato anche lui a giocare a 3, e la cessione di Godin l'estate scorsa è stata determinata soltanto da motivi economici, questi stramaledetti motivi economici che ci stanno accompagnando da tempo. E quindi volevo rendere omaggio a Milan Ubaldo Skriniar, perché parliamo sempre degli stessi giocatori, e di altri insomma li diamo per scontati, e invece quindi complimenti, caro Skriniar, sono molto contento che tu abbia riconquistato la fiducia di Conte, e la mia non l'avevi mai persa, ma anche la fiducia di molti tifosi, e che quindi tu sia più che mai un punto fermo dell'Inter. Mi raccomando, naturalmente, a Torino martedì con la Juventus dovranno essere al massimo Bastoni, Skriniar, De Vrij, Handanovic, perché come abbiamo visto, insomma, la Juventus c'è sempre. Noi continuiamo a pensare che la Juventus possa finire. La Juventus non finisce, ragazzi, bisogna farla finire da autorità, come siamo riusciti noi a fare in campionato. La Juventus ha ancora il capocannoniere, perché Cristiano Ronaldo è stato determinante anche in Juventus-Roma 2-0, e quindi ha allungato ancora su Lukaku come capocannoniere del campionato al momento. Quindi attenzione con i giudizi, stiamo piuttosto calmi. Poi per il resto credo che possa essere riconfermato Perisic, un altro che puntualmente viene massacrato da più parti, ma devo dire che contro la Fiorentina, che non era granché sulla fascia, mi è sembrato insomma in buona ripresa, al di là del gol. Ha segnato anche Perisic, non segnava un sacco di tempo, secondo gol in stagione anche per lui. E quindi con molta fiducia, sapendo che questo non è un turno di campionato favorevole a noi, ma era importante che noi non perdessimo terreno, adesso prepariamoci, ragazzi miei, a Juventus-Inter. Da Firenze, la meravigliosa Firenze notturna, un saluto e viva l'Inter!